30, compresi i bonus con il Bayern di Monaco. Ecco, tu saresti soddisfatto se si chiude in questo modo tutta questa telenovela? Guarda Massimiliano, io sarei già soddisfatto che si chiudesse, dopodiché secondo me di tutti i punti che abbiamo fatto in queste settimane, come avevamo già detto, basta, è un pallino dell'allenatore, per cui perché non accontentarlo, oltretutto non ha un costo proibitivo, anche se comunque non è più un giovincello. Per il Greco sono contento se questo fosse il nome, perché anche come dicevi tu, a più riprese sembra essere davvero un giovane promettente, ecco, insomma. Quindi fai un bel mix. Dopodiché oggi ho avuto ancora tempo di ascoltare un po' di essere umano, effettivamente la famosa o famigerante, tu come vuoi dirla, telenovela del verano è stata gestita un pochino male dalla società, credo a questo punto dalla società, nel senso che ti ritrovi a 5 giorni dalla prima di campionato, in cui fortunatamente spero incontri una Fiorentina che quantomeno è rimaneggiata come te, ma hai ancora subiudice la cessione di uno dei terni del successo l'anno scorso, se non due, anche se io detto, come ti ho detto più e più volte, ci credo poco, a meno che non c'è il crack di mercato dietro, che potrebbe essere Jovetic, qualcuno diceva Cavani, insomma, di sicuro non tu. Pronto? E quindi, io ci sono, tu? No, c'è stato un momento che non ti abbiamo sentito, quando dicevi di Cavani. No, dicevo, a meno che non c'è un crack di mercato come quello, come Cavani, come Jovetic, sicuramente non credo Eto'o, insomma. Credo che questo sia proprio l'unico personaggio da scartare, poi sicuramente saremo smentiti tra 20 minuti, ecco. Ho capito. Senti, tu hai detto che secondo te la società ha delle responsabilità. Puoi entrare un po' più nello specifico, nel senso che tu ti dico l'idea che c'ho io. Io mi sarei tolto il bubbone, un po' come ha fatto la Juventus con Conte, immediatamente. Cioè, bravissimo. Ecco, allora arriva l'offerta del Manchester City, perché la dico brutalmente, no? Come un po' farei io, insomma. Si dice che Benatia è arrabbiato con la società perché non ha intavolato la trattativa. No, io mi sarei tenuto il precontratto a casa e ogni volta a Sabatini, a Bartizzoni, gli dicevo: senti, lo vedi? Ecco il precontratto, mi davano 4 milioni e voi non vi siete dovuti mettere seduti. Preciso che io sto sempre dalla parte della società e mai dalla parte del giocatore, però se appunto voglio monetizzare e andare immediatamente a prendere altri giocatori, il bubbone me lo tolgo subito. Ecco, tu ritieni che questa è questo l'errore che ha fatto la società? Sì, perché o c'era la certezza matematica, che poi tanto matematica non è stata, che il giocatore tra i rilanci e magari l'azione dell'allenatore si sarebbe convinto a rimanere, oppure è stata fatta una stupidaggine. È assolutamente giusto il ragionamento che fai tu. Io ti vendo al 15 di luglio, magari non ce ne faccio 35, ce ne faccio 30, 25 più bonus, però ho il tempo di inserire nella squadra il giocatore nuovo, insomma i sostituti, senza considerare il fatto che, con tutto che io sono un tifoso di Sabatini, lui ha dato per menestrello a Sissoko, perché aveva millantato una serie di possibilità per il suo assistito che poi non si era realmente concretizzato, o quantomeno hanno detto così. Dopodiché io mi ritrovo
che il prezzo non lo ha più fatto la Roma, molto probabilmente sarà molto vicino a quello che ha fatto il Menestrello, perché fu Sissoko a dire che Benatia valeva tra i 20 e i 25 milioni di euro, che, come abbiamo detto qualche giorno fa, se non sbaglio, è comunque una grande plusvalenza per un giocatore di quell'età. Dopodiché tu hai portato avanti per più di due mesi questa filippica, e oltretutto alla fine aveva ragione, potrebbe essere il Menestrello. Questo io non mi aspettavo da un uomo navigato di mondo come Sabatini, insomma, non è uno stolto, non è arrivato, è un, insomma, estremamente navigato, no? E certo. Quindi secondo me l'errore della società è stato esattamente questo che hai detto tu, a meno che puoi sempre decidere di fargli rispettare il contratto, e finisce comunque il 15 di luglio, cioè gli dici se non mi arriva l'offerta da 61 milioni era una parte, naturalmente io non ti vendo, ma senza aspettare oggi è il 25 agosto, sabato sera si apre all'Olimpico, e a noi manca, o per infortunio o per altre storie, quasi tutta la difesa titolare, perché poi capito la parte è mai buona, insomma. Certo. No, sono d'accordo, con te, anche perché arrivato a questo punto, secondo me la società aveva anche un potere contrattuale molto più forte di quello che sta avendo adesso, perché possiamo essere, Andrea, possiamo essere certi che sicuramente il Bayern sta giocando un po' col procuratore, no? Proprio per far abbassare il prezzo e per dare quello che chiede al giocatore, sostanzialmente. Ma tu non lo faresti? Io lo farei, sinceramente, arrivato a questo punto io lo farei, insomma, lo prenderei il primo di settembre alle 22:59. Certo. No, ma anche perché poi sono usciti fuori queste notizie, anche che lo spogliatoio è abbastanza scocciato dall'atteggiamento del giocatore, e è emblematica la dichiarazione del dopopartita ad Atene, che ho seguito su Sky Sport 24, di Castan, che dice che si può giocare anche senza Benatia. Quindi ce lo dice lui. Assolutamente. Beh, alla fine, diciamo, è lì da separato in casa, no? O certo. Forse ancora più giusto dire da carcerato in questo momento. Hai ragione. Quindi. Senti, i sostituti, ne abbiamo parlato in questi giorni, ti soddisfano se fossero appunto Manolas e Marco Basa? Guarda, non essendo un profondo conoscitore del calcio greco, mi affido a quello che ci ha fatto vedere ai mondiali, e come abbiamo detto sempre io e te qualche giorno fa, il campionato greco, ahimè, non è molto distante come valori da quello nostrano. E per quanto riguarda Basa, direi che, insomma, il mister lo conosce bene, e soprattutto lui conosce proprio il mister, che già questo è una garanzia. Oltretutto, cioè, da dire pure questo, che non abbiamo quello che a Bolzano chiamano il perticone, no? In difesa. E mi sembra invece che Basa sia, diciamo, un bel cristone, e soprattutto nel gioco aereo abbia l'arma in più. Dopodiché è vero pure che sembra che sia infortunato, a questo punto diciamo sembra, perché qui gli infortuni si coprono. Vabbè, certo, hai ragione, bravo. Si coprono una serie di situazioni che neanche ci immaginiamo, insomma. Dopodiché sì, probabilmente, come stavi dicendo tu, è infortunato veramente, però insomma. Però insomma l'infortunio non mi sembra neanche così grave, si parla di un paio di settimane di stop, quindi insomma, voglio dire, anche il Barça ha preso del male, c'ha un infortunio, non è che è stato quello a fermare l'acquisto del giocatore olandese, quindi mi sembra. Ma no, assolutamente, però ti dico, il Barça ha giocato ieri, se non vado errato, ieri sera. Ok, e ha vinto 3-0. Io mi preoccupo di sabato,
devo approfittare della situazione della Fiorentina e portarmi a casa 3 punti, perché gioco con una squadra tra le più forti o meglio organizzate del campionato e gioco in casa, sono pieni di infortunati e di squalificati, se non faccio il colpo adesso rischia poi insomma di certo. cominciare il campionato con qualche problema. I 3 punti alla fine gestiscono tutti i problemi. Sì, questo è vero. Questo è fuori ombra di dubbio, è vero. Senti, invece per quanto riguarda la punta, sembrerebbe che rimandati tutti al mittente le richieste per destro. La mia opinione è che rimane a Roma e non si muove. Eventualmente tu da tifoso giallorosso comunque sei abbastanza orgoglioso del fatto che il Chelsea, Tottenham, anche lo stesso Milan si interessano a questo giocatore e quindi che la Roma ha fatto un bel investimento e che può essere magari il giocatore là davanti che fa la differenza quest'anno? Guarda, su questa domanda ti ruberò qualche secondo in più, perché intanto il Milan presenta con 12 milioni, diciamo come offerta, voglio dire, meno di quanto il ragazzo è stato pagato e voglio dire, comunque i numeri al momento stanno dalla sua parte, sono dei folli, ma sappiamo insomma che Mester è anche lui un mago delle situazioni, delle trattative, anche se secondo me non è detto che Sabatini e Galliani fossero a forte dei marmi parlare di destro, perché ragioniamo insieme. A me il ragazzo piace, io sono convinto che quest'anno, anche se lui ci ha messo del suo tra ieri e oggi per creare allarmismi dicendo a un tifoso, rispondendo a un tifoso alla domanda che fai rimane, lui gli ha detto vediamo, no? Quindi poi figurati qui, visto che tutti sono andati a battere cassa, perché non pure lui? Comunque, certo. Tornando all'argomento, la questione è questa: il ragazzo io credo che sia forte, credo che sia veramente forte. Poi a me, ripeto, te l'ho già detto, non mi interessa che segni di rovesciata con una Veronica o con un Lob, insomma, questo me l'aspetto da, cioè, da il capitano per questo. Mm-hmm. Ma io voglio che la metta dentro tutte le sante domeniche, e secondo me quest'anno che ha fatto la preparazione lui è uno dei maggiori candidati per questo tipo di situazione, insomma lui è la punta vera. Poi è un altro discorso se il gioco del mister lo contempla o meno, ma io andare a vendere un ragazzo di 23 anni, intanto una diretta concorrente, insomma, comunque risolvere il problema dei prossimi 10 anni della punta centrale. Bravo. A Berlusconi e Galliani, non vedo perché, non mi sembra che siamo così in difficoltà economica da doverci privare necessariamente di una cosa del genere, al contrario è chiaro che mi fa piacere che dal calcio inglese, che ripeto, insieme a quello spagnolo, è il calcio migliore che noi vediamo dal punto di vista proprio dell'economia, ma anche forse non tanto dal gioco, però quello spagnolo sì, quello inglese è uno dei campionati più fisici, più veloci, quindi vuol dire che il ragazzo secondo me ha tecnica, ha velocità e ha qualità in generale, no? Quindi certo. Da questo punto di vista sono contento. Io l'unica cosa che dico, lo credo anch'io che rimarrà alla Roma, è stata tutta, voglio dire, le notizie a volte sono messe in giro apposta, dopodiché mi aspetto una definitiva esplosione, perché altrimenti poi l'anno prossimo forse bisogna cercarne un'altra in punta. Sono d'accordo con te. Senti, avvicinandoci appunto alla partita che tu accennavi appunto con la Fiorentina, intanto inizierà il campionato, ricordo alle 18 di sabato con Chievo-Juventus, alle 20:45 scende in campo la Roma contro la Fiorentina. La Fiorentina. Ti volevo chiedere questo, per quanto riguarda i due esterni difensivi, a Maicon si dice già che non sarà pronto per quella partita. Cole, mi dicono che io non l'ho visto giocare ultimamente, però mi dicono che non sta facendo il fenomeno, è un po' perso. Chi preferiresti a terzino adesso, Florenzi o Torosidis? E poi davanti alla difesa,
Secondo te è possibile giocare insieme De Rossi e Keita anche in questo momento un po' di, come posso dirti, di difesa che un po' balbetta e...